Finalmente FIFA 17 è arrivato e tu meriti solamente il meglio per i tuoi crediti. EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Passa in descrizione per il link e codice sconto del 6%. La scorsa settimana vi ho portato un video parlando della questione Juventus vs Gazzetta dello Sport, anche facendovi capire che secondo me da tutte e due le parti c'è stato un comportamento sbagliato. Di tutto il discorso fatto e di tutta la polemica costruita, alla fine c'è solamente una sacrosanta verità, sempre vera al 110% per qualsiasi tifoso, juventino o meno. La Serie A è un conto, la Champions League è un altro. Poi che siano veritiere o meno le parole di Buffon, questo è tutto un altro discorso, non voglio entrare nel merito. Ammetto che con la Juventus e con qualsiasi altra grande squadra c'è sempre stata una sorta di sudditanza psicologica della piccola. Insomma, mettetevi voi nei panni di una squadrina che va a giocare contro una corazzata che in Italia è insuperabile per tutti o quasi. Poi ovviamente ci sono le eccezioni che confermano la regola, come il Lecce di Bertolacci sulla clamorosa papera di Buffon, il Frosinone di Blanchard o l'Inter di Stramaccioni del 2012. Realtà sicuramente diverse tra di loro, ma che comunque sono riuscite a fermare la Juventus nel suo stadium fortezza. Credo che la parola fortezza sia la più adeguata su tutto il vocabolario per descrivere la situazione, perché da quando Marchisio e compagni si sono trasferiti nelle nuove mura domestiche i risultati sono strabilianti. 101 partite giocate, 84 vittorie, 14 pareggi e solamente 3 sconfitte. Insomma, dalla stagione 2011-2012 solamente 3 volte i bianconeri in casa non hanno portato via almeno un punto. Se poi si pensa ai 222 segnati e solamente 53 subiti, allora le medie sono stratosferiche. 2.19 reti segnate all'incontro contro solamente 0.4 subite. La percentuale di vittorie della Juventus allo Juventus Stadium ad oggi rasenta l'83.17%. Questi dati fanno paura e solamente questi dovrebbero spegnere ogni più sterile polemica di chi comunque continua a parlare di calcio non guardando le partite o non informandosi. Ma ancora una volta, come vi ho già detto, la più immacolata delle verità è che la Serie A è una cosa e la Champions è un'altra, e questi dati continuano a darmi ragione. Dal 2012-2013, anno in cui la Juventus di Conte è finalmente ritornata in Champions, sono state disputate solamente 20 partite in casa, divise in 11 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta. I gol segnati sono 33, mentre quelli subiti ben 15. Le medie qui preoccupano un po' di più rispetto a quelli dei confini italiano, dato che i gol fatti sono 1,65 partite e quelli subiti 0,75. Insomma, è tutta un'altra musica. Quella che fa The Champions, turututu. E so benissimo che tantissimi di voi useranno questi dati che ho appena detto come un'ulteriore riprova di quanto ha detto Buffon, ma va benissimo così, perché ognuno è libero di credere e pensare quello che più preferisce. Io, dal canto mio, credo che la cosa sia molto più semplice, tenendo sempre ben presente la sudditanza psicologica della piccola nei confronti della grande. La Champions League è in assoluto la competizione per club più difficile di tutte, ben più difficile della Premier, ben più difficile della Liga, ben più difficile della Bundesliga, della Liga 1, di qualsiasi altro campionato nazionale. Ma dai Luca, dici davvero? E vuoi anche farci credere che un essere umano per sopravvivere deve bere acqua e mangiare cibo perché se no muore? È la sagra delle frasi scontate questo video. E in effetti sì, ma spesso si perde di vista il punto focale della questione. È inutile parlare di squadre che si scansano in Serie A e che non lo fanno in Champions, proprio perché la Champions è una cosa che tutti vogliono giocare, è il sogno di tutti dopo il Mondiale o comunque qualche altra competizione che giochi solo con la nazionale. Insomma, solitamente un calciatore che gioca in Europa lavora tutti i giorni per un unico obiettivo: alzare la coppa dalle grandi orecchie. Ovvio che se poi in campionato dai il tuo 90%, in mondovisione, giocando la Champions e volendo fare bella figura, riuscirai anche a tirare fuori il 110, il 120 o il 130. Senza contare che se giochi in Champions il tuo valore qualitativo deve essere ben più elevato di quello di un tuo compagno o di un tuo collega che comunque gioca solamente in un campionato nazionale. Il dato fondamentale a supporto di tutto il mio discorso lo possiamo trovare all'interno dell'albo d'oro della Champions. Così a memoria vi ricordate l'ultima squadra che è riuscita a vincere per ben 2 anni di fila la competizione? Io sinceramente no, e sono dovuto andare a controllare. Ebbene signore e signori, dobbiamo fare un salto temporale indietro fino alla fine degli anni 80. 1988, 1989 e 1989-1990, ed è proprio il nostro Milan. Vorrà mica dire qualcosa? Vorrà mica dire che se anche hai la squadra più forte in assoluto, non è detto che a fine anno vinci la Champions? Anche perché se fosse così, per quanto mi riguarda, si dovrebbe dare il premio al Barcellona all'inizio di ogni stagione. Eppure ogni tanto la vince il Real, ogni tanto la vince il Bayern, ogni tanto la vince qualcun altro,
e ogni tanto arriva la Juventus in finale e poi la perde. Ma ci sta, questo è il calcio ed è bello così, è giusto che sia così. E quel giorno che arriverà, e sono sicuro che arriverò a vedere la Juventus alzare la Champions, sarà ancora tutto più bello, perché ho aspettato quel momento da tantissimo. E questo è un modo come un altro, ve lo dico io, di essere paraculo, dato che la nostra campagna acquisti è stata proiettata assolutamente per essere presenti a Cardiff. La Juve è una delle candidate in finale alla vittoria, ma sicuramente non la favorita, e neanche la seconda, e neanche la terza, e neanche la quarta, la quinta forse. Il bello di questa coppa è che alla fine chiunque può arrivare in fondo, poi magari non la vince, ma la Juve, l'Atletico e il Borussia Dortmund ci hanno insegnato questo. Alla fine poi la vince chi la vuole di più, chi se la merita di più, chi è più forte dell'altro, chi ci mette anche solo quell'1% in più dell'avversario. Vincere aiuta a vincere, e non è un caso. Vorrei chiudere il discorso con una piccola considerazione personale. In Europa, almeno negli ultimi 20 anni del calcio moderno, hanno sempre vinto squadre schierate con la difesa a 4. Coincidenza delle coincidenze, la Juventus arrivò a giocare l'ultima finale di Champions quando aveva deciso di iniziare a giocare a 4. E poi alla fine ritorniamo sempre al discorso iniziale, perché se in Italia sei più forte, sei superiore, se gli altri si scansano, se comunque c'è la sudditanza psicologica degli avversari, allora puoi permetterti di giocare con la BBC. Invece in Europa ti serve un centrale di difesa in meno e magari un giocatore più offensivo, attaccante o centrocampista che sia. Ma d'altronde nell'ultimo video ho parlato di crisi Juve, quando i numeri dicono esattamente il contrario. Per fortuna il calcio non è una materia in cui le cifre sono fedeli al 100%, e quindi non si deve vivere assolutamente di numeri. Il calcio è strano, Beppe, o come ti chiami tu che stai guardando questo video. In questo momento la Juve vince, macina punti, ma proprio non riesce a esprimere un bel gioco. Ed è un vero peccato, perché con gli acquisti fatti e i veterani degli anni passati c'è una squadrona e dovrebbe giocare benissimo. In cuor mio mi auguro che possa cambiare qualcosa, che si possa passare a un 4-3-3 o un 4-3-1-2 per vedere qualcosa di più, un gioco più scoppiettante. Ma sicuramente di questo non devo preoccuparmi, perché per fortuna o purtroppo il mister non sono io. Io sono un tifoso come tanti che racconta la sua versione, giusto o sbagliata che sia. Sicuramente è molto più facile vincere giocando bene piuttosto che vincere giocando male. Siete d'accordo con me? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.